Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi come ultimo video dell'anno abbiamo un pedale che mi avete chiesto qualche mese fa. Sigla e poi scopriamo di che si tratta. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare soprattutto la campanella delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Questo video è in collaborazione con il negozio di strumenti musicali The Live Sound. Sul sito ufficiale negoziodimusica.com potete fare i vostri acquisti in tutta comodità e sicurezza. Troverete tutte le ultime novità di mercato. Personalizzazione di pedalboard, riparazione di strumenti, chitarre elettriche, amplificatori e tantissimi pedalozzi delle migliori marche, anche usati. Bene, il pedale che ascolteremo oggi è il Mojo Mojo della TC Electronic, azienda danese già vista in questi video che vi lascio qua in alto e ovviamente nel link in descrizione. Il Mojo è un overdrive molto semplice, costa 59 € e lo potete trovare sul sito di The Live Sound. Il pedale cerca di riprodurre al meglio il suono di un ampio valvolare con un carattere molto aperto ed una lieve compressione, che permette però di percepire anche il più sottile dettaglio del nostro suono. Ma sarà davvero così? Prima di ascoltarlo andiamo a vedere il pedale nel dettaglio. Case di dimensioni perfette e robusto, pesa 299 grammi. Frontalmente troviamo le quattro manopole più uno switch. I controlli, ragazzi, sono molto semplici ed intuitivi. Abbiamo drive, level, bass e treble, quindi distorsione, volume, bassi alti. Voice invece è uno switch che ci permette un perfetto mid shift. Posizionato in su, la risposta in frequenza sarà fedele al segnale d'ingresso. Posizionato invece verso il basso, avremo un aumento naturale delle basse frequenze. Sui lati troviamo ingresso e uscita per inserirlo in catena, mentre sulla testa c'è l'ingresso per l'alimentazione da 9 volt che non è compreso nella confezione. Il pedale è true bypass, quindi nessuna perdita di segnale. Adesso facciamo un test veloce del pedale usando un loop registrato con la nostra Loop Core Deluxe della Nux e la Fender Stratocaster. Thank you.
direi che è una spesa che si può affrontare. Ottima qualità prezzo. Lavora benissimo sia su Fender che su Gibson. L'unico neo è che non ho trovato effettivamente una differenza di suono così notevole dallo Switch. Ma ragazzi, per 59 euro direi che non possiamo chiedere di più. Ringrazio Jacopo Garimanno di The Live Sound per avermi dato la possibilità di provare e farvi sentire anche questo pedale. Se andate sul sito negoziodimusica.com potete trovare tantissimi altri prodotti, hanno delle chicche pazzesche. Sicuramente troverete o il pedale o la chitarra che state cercando. Per chi invece vive in Piemonte potete andare direttamente in negozio a trovare Jacopo, che si trova a Cavagnolo in via Cristoforo Colombo 82/A. In Piemonte, né? Mi raccomando, né? Per oggi ragazzi è davvero tutto. Ci vediamo il prossimo anno, quindi colgo l'occasione per farvi gli auguri di un buon fine anno e soprattutto un buon inizio, e ci vediamo prossimamente allora. Ciao!